Danilo Margheritella, segretario generale UIL Lombardia. Ci sono ormai 3 morti al giorno sul lavoro, un'Italia che però si è rassegnata a una piaga sociale che negli ultimi giorni sta addirittura aumentando. Ecco, la UIL non si rassegna ovviamente a questa tragica escalation. Noi abbiamo individuato il 2021, che sta finendo, come l'anno con 0 morti sul lavoro. È chiaro che non si è realizzato, ma la nostra azione continuerà. Continua in che maniera? Attraverso la necessità intanto di avere nei luoghi di lavoro una formazione dedicata. Si fa troppa poca formazione, si fa troppa poca prevenzione, perché spesso anche con la ripresa economica nel mondo del lavoro molte aziende, soprattutto le medio-piccole, individuano nei temi che riguardano appunto la sicurezza e la prevenzione un fardello oneroso e in qualche maniera rinviabile. Questo non funziona, quindi serve, dicevo, fare formazione e fare prevenzione. Serve un sistema di controlli più efficace, e quindi vuol dire avere più ispettori da parte dell'INAIL, dell'Ispettorato del Lavoro, che possano, come dire, visitare le aziende sul territorio. Serve un sistema di sanzioni che eventualmente vada a incidere, noi l'abbiamo chiamato sistema punti, che incida attualmente sulle aziende virtuose da una parte e quelle meno virtuose dall'altra. Insomma, servono delle modalità per evitare che questa escalation proceda. E procede purtroppo, ripeto, perché dalla ripresa economica molte aziende vogliono, come dire, agganciarsi, ripeto, con quell'affanno e con quella iniziativa che vede poca sensibilità, troppo poca sensibilità sui temi della sicurezza. Quindi noi da questo punto di vista continuiamo il nostro percorso e anche nei prossimi mesi individueremo iniziative forti sui territori per far crescere questa sensibilità.